Penultima giornata di gare alla Lazzaroni Cup, torneo future di tennis ITF World Tour dal montepremi di $15.000. L'evento sportivo si sta svolgendo sui campi del circolo tennis di Piana Vincolato a Chieti. Nonostante qualche contrattempo dovuto alla pioggia che ha causato il rinvio di alcuni incontri, il direttore tecnico del torneo, Luca Del Federico, è soddisfatto. Veramente per giugno qualcosa di straordinariamente negativo, però devo dire che il torneo va benissimo. E ci sono stati commenti molto positivi da parte di tutti i giocatori. Quest'anno con il supervisor polacco, per fare così un piccolo esame per vedere se l'anno prossimo si può passare a un $25.000, che è l'obiettivo un po' di tutti. E quindi su piena soddisfazione, anche perché abbiamo due giocatori abruzzesi che si giocano oggi pomeriggio la finale di doppio. I due abruzzesi sono il rosetano Giorgio Ricca e l'aquilano Andrea Picchione, che affronteranno il tandem Alexander Binda-Matteo De Vincentis. Chiusura con Cinzia Turli, responsabile risorse umane Lazzaroni. Abbiamo organizzato, grazie all'aiuto del direttore tecnico Luca Del Federico e il maestro Marianetti, presidente del circolo, un'altra importante iniziativa, come appunto tutti gli anni, con Lazzaroni, e continuiamo la nostra sfida sperando che appunto diventi sempre più grande, soprattutto per la nostra città di Chieti, che ha rimesso in moto da una parte, ripartita da una parte, la sua economia, il suo movimento e le persone che vengono appunto a trovarci. Quindi invitiamo domenica pomeriggio alla finale e quindi vi aspettiamo numerosi a quest'altro importante incontro sportivo.